Allora, buonasera ragazzo, buongiorno, cioè per me sera, ma forse per voi sarà giorno. Sono in uno stato imbarazzante, ma è venerdì sera e io invece di andare a ballare sono venuta a casa dei miei, con casa libera perché i miei sono al mare per qualche giorno, per preparare o perlomeno iniziare a preparare le cosine per il mercato per un giorno, che è il mercatino che farò il 4 di dicembre. Ho iniziato a fare una selezione già delle cose che avevo a casa del mio fidanzato, quindi insomma queste cose qua, ma adesso mi metto all'opera e vi porto con me, cioè vi porto con me, mi fate un po' di compagnia perché sinceramente mi sento un po' sola, mi sento un po' sola. Adesso diventerà buio perché sono nel corridoio dove non c'è la luce. Adesso andiamo nella mia cameretta, nella mia vecchia camera. Che adesso, vabbè, a parte lo stendino che mia mamma ha messo perché ha trasformato in una sorta di lavanderia, cioè la mia ex camera è questo, cioè un ripostiglio, sembra sepolti in casa, a parte che qua ci sono già delle cose che andranno poi per la casa nuova, insomma, cose che mia mamma mi ha comprato, che mi hanno regalato, c'è anche il ferro da stiro che mi ho ricevuto per il mio compleanno. E poi insomma qua ci sono già una serie di vestiti, vabbè la location la conoscete, però adesso guardiamo insieme un pochino le cose che porterò al mercatino, quindi avanti. Allora, io la luce purtroppo qua è quella che è in camera mia, però non posso fare altrimenti. Allora, ho cominciato a selezionare alcune cose, in realtà veramente cose mai messe ragazze, però cioè, per tenerle lì le porto al mercatino. E adesso vi cerco di collocare in una zona fattibile dove un pochino mi si veda, così ve mi vedete insomma mentre faccio selezione. Forse questa luce rosa peggiora. Forse sia meglio così. Niente, quindi insomma ci mettiamo all'opera. Andrò a spulciare un po' in tutti gli armadi. Ho già fatto in realtà una lista di cose che ho di là nella borsa. Anzi, aspettate che vado nella borsa. Perché oggi in pausa pranzo pensavo alle cose che ho nell'armadio e che spero di non aver lasciato la lista. No, è qua, la mia lista. E quindi stavo già facendo una lista cercando di ricordare quei capi che non metto da un po'. Perché allora adesso cerco di sistemare la videocamera in un posto stabile e vi faccio un discorso. Ok, allora fondamentalmente il discorso che io faccio ogni volta che preparo un mercatino, normalmente mercanti per un giorno, è quello di dire: ok, apriamo il mio armadio e vediamo tutte le cose che non metto da almeno un anno, perché obiettivamente le cose che non ho messo l'anno scorso difficilmente le rimetterò quest'anno. Cioè, per assurdo è più facile che io metta delle cose di 4-5 anni fa, 3-4-5 anni fa, che magari adesso sono tornate di moda, piuttosto che cose che erano di moda un anno fa, che però già l'anno scorso non ho indossato, ho comprato ma non ho indossato e quindi non rimetterò quest'anno. Quindi io di base faccio un po' questo ragionamento, apro l'armadio e dico vabbè, non l'ho messo l'anno scorso, non lo rimetterò quest'anno. Oppure se vedo dei capi che guardo e non mi invogliano comunque, non penso che li metterò. Dico, perché tenerli lì quando magari a qualcun altro possono piacere, puoi dargli una seconda vita, quando io li terrei solamente ad occupare spazio in un armadio e non usarli. Preferisco venderli e poi con quei soldi comprarmi delle cose che al momento uso. Quindi questo è il mio ragionamento. Bom, quindi insomma adesso inizio un pochino a sistemare le cose e niente, poi magari dopo vi faccio vedere un po' il risultato. Poi tutte le volte che faccio questa, diciamo, ho questa situazione che sto mettendo da parte le cose, ripesco delle cose, un po' come quando registro certe volte i video di svuoto l'armadio, vedo delle cose e poi dico, beh, però questa alla fine non è poi così tanto male. Quindi questa qua non lo so, voi che dite? Non è male. No, questa qua mi sa che la tengo.
faccio sempre così, eh? Io praticamente poi faccio la cernita della cernita. Ok, ho già sistemato un pochino di cose, adesso ci trasferiamo di qua. Qua dentro praticamente dove io tengo un mobile di Ikea che adoro, infatti mi piacerebbe tanto portarlo poi con me nella casa nuova, ed è dove io tengo tutte le mie borse. Sono quattro piani, in realtà quattro cassettoni, in realtà ce ne sono due di borse e due di vestiti, però in realtà di borse secondo me c'è ben poco da portare, perché comunque le borse insomma ci tengo maggiormente. Ci sono i manici della O-Bag, perché mi sa che anche l'O-Bag la venderò, quindi questi teniamoli lì. E quindi insomma, le borse non credo che ne venderò nessuna. Questa è una parte di tutta la roba, le scatole là dietro in realtà devo ancora fare un attimo una selezione che porterò al mercatino, quindi tutte queste cose sono cose che magari ho già fatto vedere a svuoto l'armadio, non ho venduto e di cui mi voglio assolutamente liberare, quindi farò una sorta di cesta con tutto 2-3 euro giusto insomma per liberarmene. Poi ho fatto la piglia di pantaloni e leggings, che purtroppo sono cose che vanno un po' poco al mercatino. Perché i leggings ancora, però già i jeans, i pantaloni, perché magari alcuni non hanno voglia di mettersi lì a provarle e quindi dicono, va, per rischiare non li prendo. Gonne, qua, magliette, manica corta, manica lunga, top, vestiti, ce ne sono un sacco, qua dietro ci sono giacche, giacchette, maglioncini e felpe,
Questo non so perché sia qua. No, questo vado a messo un'altra parte. E poi qua ci sono per adesso alcune due borse, una collana. Però adesso le collane devo ancora andare là e fare una selezione. E poi questi manici dell'Low Bag, perché ho l'Low Bag in realtà ancora a casa del mio fidanzato, che porterò anche con me, mi sa. In realtà questa versione del mercatino sarà... cioè voglio veramente far fuori tutto. Costa il pomeriggio di mettere veramente le cose a un euro, perché ho veramente necessità di liberare casa dei miei, perché appunto tra un mese... poco più, poco meno, ci sarà il trasloco, quindi andremo nella casa nuova con mio fidanzato e cioè non ho intenzione di portare cose che non metto, di iniziare a riempire una casa nuova con cose che non uso. E quindi insomma, questa volta ho deciso di fare questo mercatino proprio per liberarmi di tutto e di più, di qualsiasi cosa. Ora vado a prendere un borsone che in realtà avevo già preparato dalle scorse edizioni dei mercatini. Vado a fare un po' una cernita, a controllare, perché non ho neanche voglia di portare cose che penso già che non vendo, piuttosto cioè le metto da parte. E poi vabbè, ovviamente poi quando ho tutto il rimanente delle mercanti per un giorno, poi lo porteremo in beneficenza, ecco. Va bene, niente, ritorno all'opera. Allora, questo qua è il borsone incriminato, che sembra piccolo, ma credetemi che non lo è per niente. Allora, questa è la situazione dopo quasi 2 ore di lavoro. Ho completamente svuotato questo borsone, che appunto prima era pieno. Ho fatto un po' una divisione, alcune le ho messe in quel cassetto, che saranno in quel sacchetto, che sono poi cose da regalare direttamente. E poi insomma gli altri li ho divisi. Ho lasciato vabbè, un biglietto a mia mamma, perché verrà poi a casa qua e quindi insomma almeno gli ho spiegato un po' come dividere le cose. Qua sono tutti i pantaloni e leggings, qua le gonne più dei cappellini, là dietro top e magliette varie, i vestiti che come vedete sono decisamente aumentati, maglioni e giacche, e qua insomma alcune borse che però devo ancora un attimino sistemare. Mi mancano poi ancora da finire di sistemare, dei capelli assurdi, gli accessori, gli smalti e le scarpe, ma lo farò in un altro momento, quindi mi sa che ci vedremo un altro giorno e finirò quella parte.